Quando siamo a un bivio senza segnaletica e non sappiamo da che parte andare, non lanciamo la monetina per chiedere alla sorte, cioè non tiriamo a indovinare come si faceva una volta. Ci fermiamo e chiediamo a qualcuno che conosce la strada e il luogo che dobbiamo raggiungere. Oppure in tempi super tecnologici come i nostri, prendiamo un cellulare, apriamo l'applicazione Google Maps e ci facciamo guidare da chi ne sa più di noi. Ebbene, riguardo alla nostra vita, nessuna applicazione sarà capace di darci indicazioni per non allontanarci da Dio, per non pervertirci, per non perderci, per non finire a pascolare con i porci. E nessun uomo potrà mai, con tutta la sua intelligenza, saperne più di Dio o amare più di Dio. Le fantasmagoriche invenzioni della tecnica, anche quando ci indicano la strada giusta, non ci possono salvare da un fosso che improvvisamente si è aperto nella strada. La tecnica serve ma non salva. Lo stesso si dica per l'uomo. Ci può dire tante cose interessanti o utili, ma sui bivi esistenziali non può essere lui a darci la risposta giusta. Ecco perché San Geremia dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Riguardo a come vivere, è Dio la strada ed è Lui a dare la segnaletica. A noi il dovere di non deviare, di camminare nelle sue vie, come il giovane del Salmo 118 che a Dio si rivolge così ogni giorno. Conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con il peccato. Questo è ciò che dovremmo desiderare per tutti, ma capita che qualcuno il bivio lo abbia già sbagliato e si trova in diversi gradi di smarrimento, di pericolo o di colpa. Che fare in questi casi? Ricordarci chi è Dio e farci ritrovare da Lui, che è la nostra salvezza. Chi ha perduto la via non deve mai disperare. Altri prima di Lui hanno fatto la stessa esperienza. Ma dopo il buio hanno rivisto la luce, dopo l'inganno hanno scoperto la verità, dopo la schiavitù e il vizio hanno riavuto la libertà e il dominio di se stessi. Dalla perversione alla conversione e dalla conversione alla santificazione, una santificazione quotidiana che ha dimostrato a molti che tutto è possibile nel momento in cui si sono lasciati amare e perdonare da Dio. Nella prima lettura a pervertirsi è il popolo eletto, liberato dalla schiavitù dell'Egitto. Di essi dice Dio stesso: non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato, si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi. Mosè intercede per loro e Dio mostra il suo volto misericordioso, quello che non disprezza chi ha il cuore contrito e affranto, come diceva il salmista. San Paolo nella prima lettera a Timoteo fa confessione di essere stato, sì, un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma aggiunge: mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede. E così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato in me. Ecco, la grazia di Dio che riceviamo in Cristo Gesù compie meraviglie, trasforma, rinnova e riabilita l'uomo, come ci insegna il Vangelo di oggi, che fa vedere la sollecitudine di Dio verso diversi tipi di anime, rappresentati dalla pecora smarrita, la dramma perduta in casa e i due figli del Padre misericordioso. In ognuno dei personaggi della parabola c'è un allontanamento da Dio, rappresentato dall'essersi persi, ma c'è anche la rassicurazione che Dio cerca il peccatore, non si rassegna all'idea di perdere una sola anima. La pecora, che si è allontanata dalle altre 99, è l'uomo che sa di avere bisogno di una guida, ma sceglie un altro pastore, che non è né pastore né il buon pastore. Quante pecore di questo tipo abbiamo oggi? Si cerca la pace
nello zen, nello yoga, nel reiki, nel suono delle campane tibetane e in tanti altri pascoli con erbe poco nutrienti o amare o tossiche o velenose. Poi c'è la dramma perduta in casa propria. Una dramma corrispondeva al guadagno di un giorno di lavoro. Qual è il significato per noi oggi? Nella casa di Dio, nella Chiesa, ci sono tante persone per cui Gesù ha lavorato, che sono state battezzate, purificate dal suo sangue, cresciute coi sacramenti e istruite nella verità. Ma nonostante ciò, a causa di qualche scandalo o persona che le ha deluse, si sono allontanate dalla pratica sacramentale. Anche loro sono cercate da Dio. Infine, i due figli della parabola. Il giovane è il materialista che vive senza Dio Padre. Piaceri, banchetti, amici di circostanza, relazioni superficiali e vita orientata al basso, senza sguardo alle realtà celesti. Il figlio maggiore è il solitario osservante della legge, che non sa ancora gioire per il ritorno di chi era perduto. Per tutti questi tipi di smarriti o perduti, il Signore promette la festa del perdono, la gioia di ritornare figli e di avere il meglio. Ci pone davanti a un bivio: accettarlo come Salvatore e lasciarci perdonare, o seguire le nostre vie e perdere il suo amore. Sia lodato Gesù Cristo.